La cifra record di 263 borse di studio per oltre 82.000 euro è quanto ha consegnato il Consorzio Bacini Imbriferi Montani sabato scorso agli studenti meritevoli della provincia bergamasca nel corso di una cerimonia presso la Casa del Giovane. Un vero e proprio premio alla faccia della crisi, un impegno che il Consorzio porta avanti da 49 anni e che coinvolge ben 83 comuni della città orobica. Le borse di studio, che toccano valori di circa 400 euro ciascuna, mirano ad aiutare gli studenti delle scuole superiori a partire dal terzo anno e quelli universitari che rispondano ai requisiti richiesti dal bando, in primo luogo il profitto e il reddito, ma non solo. Per noi è il disagio, vale a dire che il punteggio viene considerato quanto tempo il ragazzo impegna per recarsi e tornare a scuola. Esempio, chi viene da Valtorta piuttosto che da Blello a Bergamo evidentemente ha un punteggio, chi da San Giovanni Bianco va a San Pellegrino a Zogno il punteggio è minore. Un incentivo importante per gli studenti più svantaggiati e di conseguenza meno motivati. Ma anche stimolarlo e quindi far sì che nella scuola, che oltre alla scuola dell'obbligo, evidentemente dal terzo anno in poi, venga stimolato a continuare negli studi. Un contributo che i giovani premiati con la testa sulle spalle sanno già come investire. Lo userò soprattutto appunto per pagarmi soprattutto strumenti per l'università, perché adesso sono in quinta, quindi presumo che farò l'università. Libri di approfondimento, libri di testo che comunque per la mia facoltà hanno un prezzo abbastanza rilevante per gravare di meno sulla famiglia.